Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora oggi voglio fare questo video, a parte che oggi ho piastrato i capelli dopo secoli che non lo facevo e devo dire che mi mancavano i miei capelli lisci perché lo sapete che le extension sono ricce e quindi niente, non ero più abituata a vedermi con i capelli lisci. A parte questo, oggi ho fatto questo trucco sui toni dell'arancio così e se vi piace vorrei farvi un mi preparo con voi. E a proposito di mi preparo con voi, prometto che questo intro non sarà lunghissimo, voglio sapere se vi piacciono più con il voiceover o mentre chiacchiero con voi, perché in tante mi chiedete di farli così mentre chiacchiero con voi davanti alla videocamera semplicemente, quindi sto pensando di farli così. A parte questo, oggi voglio farvi brevissimo intro, ce l'ho fatta a farlo breve. Oggi voglio fare questo video sui 10 modi per utilizzare lo smalto che non includono le unghie, perché se non lo sapevate ci sono tanti modi diversi per utilizzare lo smalto, non solo per dipingere le unghie. Questa tra l'altro è stata un'idea di una di voi, quindi iniziamo subito. Numero 1, si possono colorare bracciali, anelli, collane, insomma, chi più ne ha più ne metta. Qualsiasi gioiello voi abbiate in casa, bigiotteria, volete cambiare look ai vostri gioielli oppure volete una collana arancio, non riuscite a trovarla, o per risparmiare vi basta prendere uno smalto del colore che vi piace e andare a ritoccare o colorare, insomma, veramente qui non c'è limite alla fantasia. Numero 2, si può usare lo smalto per colorare le forcine, i saldini, insomma, per capelli. Se come me ne avete un sacco sparse per la casa, ma sono di quelle tipo marroni, non hanno niente di particolare, niente di carino, potete colorarle e io vi consiglio di utilizzare lo smalto glitterato. Le vendono tra l'altro con i glitterini su, ma voi potete tranquillamente creare le vostre forcine glitterate a casa senza andare a comprare proprio quelle e poi potete scegliere voi il colore. Numero 3, se siete allergiche al nickel e tutti i vostri gioielli di bigiotteria o vi lasciano un alone verde osceno oppure cominciano a prudere e vi lasciano rossoli eccetera, una cosa molto molto ingegnosa da fare è prendere dello smalto trasparente, semplicissimo smalto trasparente, ed andare ad applicare lo smalto in tutte le zone a contatto con la vostra pelle, quindi all'interno di un anello, all'interno di un bracciale oppure sul ciondolo di una collana eccetera, e questo fa sì che quella parte di gioiello, di tra virgolette ferro, non sia a contatto con la vostra pelle e quindi non avrete nessuna reazione allergica. Numero 4, se avete già aperto una busta e dovete richiuderla ma non volete che si veda che l'avete già aperta, una cosa molto furba e pratica da fare è prendere dello smalto sempre trasparente ed andare ad applicarlo proprio dove c'era l'adesivo che voi avete già leccato ed aperto, ok? Lì andate a stendere una linea sottile 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 di smalto, trasparente mi raccomando altrimenti si vedrà, e poi chiudete la busta, premete leggermente tutto il contorno e lasciate asciugare. Voilà, la vostra busta sarà come nuova, chiusa e sigillata. Numero 5, se avete un qualsiasi capo d'abbigliamento, non lo so, una camicia, una maglia con i bottoni e vedete che il filo pian pianino si sta mollando e quindi inevitabilmente perderete il bottone, succede sempre e succede a tutti, una cosa facilissima da fare è andare ad applicare dello smalto trasparente sopra al bottone. In questo modo bloccherete il filo che non uscirà più e quindi non perderete il bottone. Molto utile farlo prima che i bottoni inizino a scucirsi, quindi andate ad applicare anche sui bottoni nuovi un una piccola gocciolina di smalto trasparente e i bottoni resteranno lì, non cadranno più. Numero 6, avete presente i lacci delle scarpe e quel fastidioso ciuffetto che si crea alla fine del laccio, che poi è anche molto difficile inserirlo nel buchino della scarpa? Ebbene, una cosa facilissima da fare per farlo tornare come nuovo è stendere dello smalto trasparente proprio sull'estremità dove si forma quel ciuffetto e poi premere per bene in modo che si asciughi chiuso, così una volta lasciato asciugare sarà come nuovo. Numero 7, per bloccare una calza, quando avete presente i collanto, le autoreggenti, insomma, quando quel tipo di calza inizia a sfaldarsi e la fine, è inevitabile che poi l'apertura, il taglio vada avanti e si veda su tutta la gamba, ma potete fermare, c'è un modo, ebbene sì, potete fermare il taglio, la smagliatura della calza con dello smalto trasparente. Se andate ad applicare lo smalto trasparente lungo
lungo tutti i bordi della smagliatura, vedrete che rimane così, e questo è un salvavita se non ne avete altre di calze e non potete appunto andare a comprarne altre. Mettete un po' di smalto e voilà, rimane così ed eviterete che appunto vada a spargersi e vada a tagliare tutta la calza. Numero 8. Avete presente quando mettete un prodotto tipo sulla vasca da bagno o sul lavandino e dopo un po' lo alzate e vedete che vi ha lasciato tipo un anello, un cerchio di ruggine orribile? Ebbene, c'è un modo per evitarlo: basta prendere il prodotto, sul cerchio sotto andare a stendere un po' di smalto, può essere trasparente, può essere bianco, può essere nero, insomma potete camuffarlo in modo che non si veda a seconda del colore del prodotto, e poi lasciate asciugare e voilà, quel prodotto non vi lascerà più nessun cerchio di ruggine. Ingegnoso e veloce. Numero 9. Lo sapete che lo smalto trasparente può sostituire il cerotto spray? Ebbene sì, se tipo vi tagliate una mano e tipo non avete un cerotto, oppure non volete mettere quei cerotti orribili eccetera e non avete quello spray, potete stendere un po' di smalto trasparente che non si vede, blocca il sanguinamento e poi vi protegge, vi crea una barriera dagli agenti esterni alla ferita. Numero 10. Una cosa ingegnosa e facile, ma non tutti ci pensano, è usare dello smalto colorato per andare a colorare le nostre chiavi. Tutti abbiamo dei mazzi di chiavi in cui ce ne sono tipo 20 e ogni volta dobbiamo andare a controllare la zighettatura, come si chiama, per capire di quale chiave si tratta. Ebbene, basta assegnare ad ogni chiave un colore ed andate a colorare la testolina, tra virgolette, della chiave. Vendono anche dei coperchietti di gomma in modo da colorare le chiavi, ma si può fare senza alcun costo a casa con lo smalto colorato e voilà, non avrete più problemi nel cercare le chiavi. E niente, ragazzi e ragazze, io spero vi sia piaciuto questo video, spero vi sia stato utile, vi mando un bacio gigantissimo, lasciatemi mi raccomando richieste nei commenti, io li leggo sempre tutti, non mi stuferò mai di dirvelo, vi mando un bacio e alla prossima, ciao!